Ricostruire l'identità culturale di una comunità con spettacoli in cui si fondono musica, teatro e danza. Ai cantieri delle case e dei palazzi, per il secondo anno consecutivo, il Comune dell'Aquila affianca i cantieri dell'immaginario, iniziativa finanziata dal Ministero con il contributo di 400.000 euro e che vede coinvolte tutte le associazioni sostenute dal Fondo Unico per lo Spettacolo. Nel giorno dell'inaugurazione il ministro Massimo Brai ha ribadito come la sfida della ricostruzione debba rappresentare una sfida per il governo e per il paese. La cultura può essere sicuramente il collante per creare il senso di comunità, ma credo che in questo momento siano le scelte politiche che devono dare una risposta a questo paese e devono essere scelte politiche forti, sicure, in cui noi dobbiamo garantire che i cittadini tornino nella loro città, che i palazzi, le abitazioni civili insieme a quelle storico-artistiche, religiose, quelle grandissime opere che siamo tutti impegnati a restaurare, trovino, come dire, di nuovo la vita per i cittadini dell'Aquila. Il governo deve fare questo prendendo un impegno molto preciso, perché è un dovere che personalmente sento e che credo debba sentire tutto il governo. L'Aquila, come alcune altre realtà del paese, sono il simbolo di un paese che vuole credere in uno sviluppo differente e che vuole rispettare i propri cittadini. E credo che sia veramente venuto il momento di dirlo con chiarezza, che se vogliamo sperare che i cittadini abbiano di nuovo fiducia nella politica, la politica deve essere capace di ascoltare i cittadini e dare risposte precise. Tanti gli ospiti di fama nazionale ed internazionale che animeranno il centro storico e coinvolgeranno centinaia di ragazzi nei laboratori che si terranno fino alla metà di agosto. Abbiamo un numero di spettacoli notevole, quindi da stasera fino ad agosto, fino all'11 di agosto ci saranno praticamente sempre spettacoli. Molto bello e importante il numero dei laboratori e dei giovani coinvolti, giovani artisti, giovani promesse che lavoreranno assieme ai big, a quegli artisti che si sono messi a disposizione per i cantieri dell'immaginario. È importante la presenza del ministro. Perché i cantieri dell'immaginario non sono un progetto a sé stante, sono la voglia di ripartire con l'intelligenza e il talento.